Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città. Per chi ci ascolta in diretta di giovedì, siamo nel pieno, nel momento della Professio Fidei della nostra diocesi, che tra poche ore, tra pochissimo, culminerà nel momento di corale, diciamo così, in Piazza del Duomo, tra musica, spettacolo e poi naturalmente preghiera. Venite a vedere questo spettacolo. Noi siamo allora andati a curiosare un po' nel backstage di dove stanno provando i pezzi con i quali si esibiranno alcuni dei principali musicisti che saranno presenti appunto stasera in Piazza del Duomo. E iniziamo da Van der Sfross, cantautore non ha bisogno di presentazione, che ci spiega un po' perché ha voluto essere presente a questo grande evento. Innanzitutto questo invito è arrivato in modo inaspettato, perché benché sia stato accolto anche con un po' di stupore, io credo che laddove si parli di giovani, non giovani e dei nonni di questi giovani, tu hai un contatto importantissimo con una delle cose più delicate della nostra esistenza, ovvero la tua proiezione spirituale. Adesso non stiamo a parlare del credo di ognuno, e nemmeno di che tatuaggio porta un ragazzo, se ha dei simboli in sanscrito, se ha delle cose buddiste, o se è un ragazzo comunque che segue tutte le domeniche la messa. C'è comunque la tensione e la tendenza a cercare quell'altrove che tutti quanti coltiviamo volontariamente o involontariamente fin dalla nascita. Quindi per me questo, oltre a essere una grandissima opportunità per conoscere e per interagire con uno strato così importante dell'esistenza, è anche un modo per poterci essere con un messaggio che non è assolutamente imparrucato dal pubblico, perché è solo la ninna nanna del contrabbandiere che molti hanno deciso essere quasi una preghiera, e di fatto lo è. Qual è l'emozione di cantare in uno scenario tanto straordinario come Piazza del Duomo a Milano, e oltretutto all'interno di un evento grande come andare a vedere lo spettacolo della croce? Ma innanzitutto penso che l'emozione grande sia vivere insieme alle persone un'esperienza del genere. L'emozione non è grande, è immensa, però è un'emozione che non ci irrigidisce, bensì ci apre verso una luce, che è quella, appunto, lo spettacolo della croce. Lei sta dicendo, io dico che la croce è luce e fa anche rima. E quindi per me, io vivo la croce, adoro questo simbolo meraviglioso, portatore di pace, di benessere, di amore. E quindi non potevo che non donare la mia voce, il mio dono ricevuto proprio per grazia ricevuta, di cui tutti i giorni ne faccio uso, quindi non poterlo non offrire per una occasione del genere, e soprattutto con un'orchestra di giovani talenti, di giovani ragazzi. A me mi si apre il cuore, quindi non è tanto l'emozione di essere in una piazza gremita di gente, ma soprattutto in una piazza gremita, spero e voglio, di fedeli, quindi di gente che è lì con la voglia di partecipare, con la voglia di essere uniti per un qualcosa di forte, un qualcosa che tutte le piccole cose fatte con amore e passione portano a un cambiamento. Io penso che un'esperienza del genere, un concerto meraviglioso sotto la Madonnina, così chiamata, penso che porterà a tutti solamente tanto amore. E pensate che Vittorio Grigolo, che è una delle più grandi speranze della lirica mondiale, è tornato appositamente da New York, dove al Met canta nella Bohème. Ora, per noi una segnalazione con il Cardinale, perché sabato 17 maggio alle ore 18 nella parrocchia San Giovanni Crisostomo, che si trova in via Cambini 10 a Milano ma si affaccia su viale Padova, celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo e incontro con i sacerdoti del decanato Turro.
E ora cambiamo argomento, ma nemmeno poi tanto, perché rimaniamo in un contesto di impegno civile. Il Cardinale è intervenuto all'Assemblea annuale della Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. I legami di reciproco aiuto sostengono da sempre ogni tipo di società, dalla più piccola alla famiglia alle più complesse. Sostengono anche le attività produttive, perché anche l'impresa economica è sempre chiamata a essere anzitutto una società di persone. E ancora, tornare a comprendere il valore della relazione anche in ambito finanziario permetterà a livello macro e microeconomico la possibilità di uno sviluppo da cui nessuno venga escluso o scartato. È questo l'auspicio e il monito del Cardinale Scola, che pronuncia il suo atteso intervento nel contesto del tradizionale incontro con il mercato finanziario presso la sede della Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, quest'anno giunta al 40° della sua fondazione. Nello storico Palazzo Mezzanotte, in Piazza della Borsa, davanti al Gotha dell'economia e della finanza italiana, dopo la relazione di apertura del presidente della Consob, Vegas, prende infatti la parola l'arcivescovo. Il tema è quello del rapporto tra etica e finanza, in uno dei suoi aspetti decisivi, la relazione. Cercare un'uscita realistica e sostenibile dalla crisi richiede di riconoscere la necessità di superare un'idea di mercato che lo concepisce come un fatto rigido, di natura. Invece è un fatto di cultura dinamica, appunto fatto di relazioni. Alcuni soggetti esercitano un'enorme influenza sul sistema delle relazioni economiche e finanziarie. Le radici di questo potere si trovano nella capacità di controllo sia su risorse materiali, patrimoni, sia su risorse immateriali, flussi di informazioni e di comunicazioni. Senza sottostimare il peso della dimensione materiale, oggi riveste particolare importanza il potere esercitato a partire dal controllo delle risorse immateriali. Questo potere apparentemente soft ha invece una grande incidenza sulla dimensione materiale del sistema delle interdipendenze. Il rischio che ne viene è anche quello della paura del futuro, che blocca l'intrapresa e che porta alla paralisi. Da qui la sfida etica per l'economia e la finanza, nella consapevolezza che la questione non sarà affrontata appieno finché si considererà l'etica una sorta di cosmesi. E tutto questo con alcune priorità che Scola individua anzitutto nella dimensione macro, cioè nel ripensare e attuare regole del sistema finanziario più giuste e appropriate anche a livello internazionale. E poi nella dimensione micro, la più elementare, quella vicina alla vita quotidiana della gente. Occorre cogliere in questo campo, ripeto, segnali forse deboli, ma questa è una sfida affascinante per chi ha il fiuto degli affari. E l'affare più bello è ricostruire nel nostro paese la possibilità di una buona convivenza economico e sociale, capaci di includere tutti, specialmente i giovani, che debbono dare e tanto possono dare per il bene di tutti. Il pensiero è quella che Benedetto ha definito la dimensione del gratuito. C'è bisogno che l'etica sia vista dall'interno dell'atto finanziario e non come un cosmetico che arriva alla fine. Insomma, questo è il senso del richiamo di Papa Benedetto alla gratuità, che è stata letta da troppi come un essere generosi, eccetera, mentre indica il fare bene secondo lo scopo vero, per il bene comune di tutti, il proprio lavoro e la propria azione, altrimenti si cade in quella logica dello scarto e dell'esclusione di cui ha parlato Papa Francesco. Insomma, un intervento propositivo e soprattutto realistico. Tenendo conto anche delle contraddizioni e della complessità e delle fatiche di questo mondo, e del fatto che gli operatori si pieghino in maniera volontaria, come fanno, ha delle relazioni buone con tutte quante le realtà in campo in una società plurale come la nostra. E certamente tra coloro che
hanno riflettuto più approfonditamente dal punto di vista laicale proprio su una buona convivenza sociale, vi fu Giuseppe Lazzati. Ebbene, per ricordare il 28° anniversario della morte di questo attuale, diciamo sempre attuale esempio, di cui è stata anche decretata l'eroicità delle virtù, si svolgerà sabato 17 maggio alle 10:30 in Azione Cattolica, via Sant'Antonio 5 a Milano, un incontro che vedrà l'intervento del Cardinale Arcivescovo sul tema Per un cammino di santità laicale. Prima di questo momento, alle 9:30, la messa presieduta da Don Giuseppe Grampa. E ancora per noi un altro evento che ci pare bello e importante segnalare, perché lunedì 12 maggio alle ore 18 l'inaugurazione presso il Museo Diocesano in Corso di Porta Ticinese 95 a Milano della mostra Don Lorenzo Milani e la pittura. Trovate tutte le indicazioni su www.museodiocesano.it. Forse pochi sanno che Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, arrivò a Milano proprio per studiare all'Accademia di Brera perché si sentiva un artista. Poi la storia è andata un po' diversamente, ma è stato un artista nella formazione delle anime. Adesso per noi è tutto per la prima parte del nostro programma, ma restate con noi perché torniamo con Venegono e con la Festa dei Fiori. A tra pochissimo. Ben ritrovati con la nostra Chiesa. Per chi segue appunto l'attività e l'attualità della diocesi, tradizionalmente la Festa dei Fiori è un appuntamento amatissimo. Si svolge presso il seminario di Venegono, che ora è anche la sede unica dei seminari della diocesi. Allora quest'anno veramente tantissimi, tantissimi preti, tantissime persone e anche noi c'eravamo. Ringraziamo il Signore per i 25 giovani che diventeranno preti ambrosiani il 7 giugno e siamo loro grati per il coraggio di questa scelta non facile nel mondo di oggi. Il saluto affettuoso del Cardinale Scola al termine della celebrazione nella Basilica del Seminario di Venegono definisce il senso di una mattinata vissuta nella gioia e nella condivisione. E quando l'Arcivescovo ricorda gli anniversari sacerdotali, citando per tutti Don Pietro Arrigoni, 75 anni, di mensa e 100 di età, l'applauso che sottolinea le sue parole è il segno di un'intera comunità che si stringe attorno ai seminaristi e ai sacerdoti. È la Festa dei Fiori, in cui si festeggiano coloro che compiono i 65, i 60 anni, i 50 anni di ordinazione. Insieme si presentano al Cardinale appunto i candidati. In questo 2014 il momento celebrativo è reso ancora più intenso per l'inaugurazione dell'ala del seminario destinata al biennio teologico. Il Cardinale scopre e benedice la targa. Ringrazia in modo specifico chi, come la comunità di Saronno, ha generosamente contribuito rendendo possibile la conclusione dei lavori. Senza il loro dono consistente saremmo in grandissima difficoltà, ammette. Il pensiero va anche alla comunità seminaristica per le scuole medie e superiori, voluta dalla diocesi. Qui a Venegono abbiamo dato vita a una grande tradizione, pur nella distinzione dei due livelli, dei due ambiti, possa essere una testimonianza vitale. Insomma, un incontro tradizionalmente atteso che si fa nella partecipazione dei moltissimi presenti, occasione di memoria grata. E allora sono Monsignor Erminio Descalzi, Vescovo Ausiliare, Monsignor Giovanni Giudici e Monsignor Roberto Busti, rispettivamente alla guida delle diocesi di Pavia e di Mantova, a raccontare la straordinaria e insieme quotidiana esperienza dell'essere preti da mezzo secolo. La vita di un prete che ricorda 50 anni di ministero vede tante stagioni e mi fa sentire felice, perché so quanto il Signore mi ha voluto bene, dice subito Descalzi, la cui vocazione è nata in oratorio a Saronno. Per Giudici, la vocazione matura invece nel mondo scautistico. Infine, Monsignor Busti, anche per lui la maturazione si compie in seminario. Il pensiero è anche per l'Azione Cattolica, di cui sia Descalzi che Giudici sono stati assistenti per 10 anni. La CI mi ha aiutato, riflette Descalzi, a comprendere il senso vero della responsabilità laicale, nel vivere in prima persona la tensione a seguire il Vangelo, costruendo comunità cristiane adulte a servizio della Chiesa diocesana. Si parla del Cardinal Martini,
cui tutti e tre furono, con ruoli diversi, stretti collaboratori. Nei 12 anni in cui sono stato il suo vicario generale, spiega Monsignor Giudici, la cosa più intensa che ho imparato è l'attenzione del Cardinale Martini alle persone. Questo aspetto della vicinanza con gli altri che condividono la tua stessa vocazione, questa voglia di crescere insieme nel servizio del popolo di Dio, sono proprio aspetti che danno soddisfazione a una persona, che gli danno speranza, e quindi questo generano gioia nel cuore. Questo penso che sia stato un grande dono che ci dava il seminario in quegli anni. E che si spera di ancora questi giovani entusiasti. Certo, perché comunque, nonostante che passino gli anni, ci siano questi mezzi di comunicazione nuovi, e anche mi sembra la stessa psicologia giovanile è così portata al dialogo, all'incontro, se non c'è un approfondimento personale anche l'incontro rischia di essere superficiale, fatto soltanto di parole, mentre invece dobbiamo proprio incontrare il cuore dell'altro. In questo senso il Papa ci dà un grande esempio. Monsignor Busti parla anche, non potrebbe essere altrimenti, del terremoto che ha colpito nel 2012 anche la sua diocesi. È una ferita grave quella, è una ferita grave perché è la ferita di tutte le persone che si sono trovate, indipendentemente dalla loro pratica, che era un po' bassa, e si sono trovate a non avere più la realtà a cui guardavano, in cui potevano entrare, in cui potevano sentirsi in qualche modo compresi e aiutati. E ancora adesso questa ferita tocca quelle comunità per le quali non siamo riusciti ancora a fare quello che vorremmo e dovremmo, ma i danni sono talmente grandi che per adesso non possiamo affrontarli. Poi appunto la celebrazione eucaristica in Basilica, presieduta da giudici, concelebrata da centinaia di sacerdoti e alla quale assiste il Cardinale Scola. La presentazione, come detto, dei 25 candidati conclude con musica e allegria la festa dei fiori. Ebbene, domenica 18 maggio alle 15 invece il cardinale sarà presso la parrocchia San Giovanni Evangelista in piazza Cavallotti 1 a Lecco per amministrare la cresima e naturalmente per la celebrazione eucaristica. E sempre domenica 18 maggio, ma alle 16.45, presso la parrocchia Santa Maria Assunta in via Innominato 2 a Chiuso di Lecco, la benedizione del piccolo ma graziosissimo museo dedicato al Beato Serafino Morazzone, che appunto era il beato parroco di Chiuso. E ancora venerdì 16 maggio alle ore 21 presso la parrocchia Presentazione del Signore in piazza Europa 1 a Mesero, in provincia di Milano, l'arcivescovo presiede l'Eucarestia nel decimo anniversario della canonizzazione di Santa Gianna Beretta Molla. Insomma, tanti carismi e tanta santità nella nostra diocesi. E adesso invece abbiamo ascoltato, sono stati tanti i momenti belli della Festa dei Fiori e sono stati tanti anche i momenti di particolare significato. Tra questi il bilancio, per così dire, e la chiusura soprattutto di 2 anni di lavoro e di restauro. E noi abbiamo ascoltato l'economo generale proprio del seminario arcivescovile su questo. Proprio 2 anni fa il Cardinale Arcivescovo dava l'annuncio della unificazione delle sedi del seminario e a partire dal mese di febbraio 2013 sono iniziati i lavori di ristrutturazione radicale di un'ala del seminario che era destinata ai liceali, ma che poi ha visto diverse comunità presenti nelle varie fasi di chiusura delle altre sedi. Una parte del seminario che non era mai stata interessata da lavori consistenti di adeguamento e di ristrutturazione, e direi in tempi da record siamo riusciti ad avere per settembre pronti i primi ambienti scolastici e accademici per iniziare a ospitare la comunità del biennio teologico che da Seveso appunto è stata trasferita in questa nuova sede, e poi da settembre i lavori che hanno interessato le parti del primo piano e secondo piano in una nuova destinazione, che appunto sono state la realizzazione di 80 camere che ospiteranno i nuovi seminaristi del biennio teologico e che sanno essere ultimate proprio in questi giorni.
Però c'è ancora tanto da fare, come in tutti i grandi momenti, è un arrivo ma è anche una ripartenza. Sì, è un arrivo e una ripartenza. Quando fu deciso nel 1985 di iniziare a ristrutturare il grande seminario di Venegono, certo sì, ci si immaginava che questi lavori si sarebbero protratti, anche se ormai sostanzialmente tutta la parte interna del seminario è stata soggetto di ristrutturazione, però ci sono anche le leggi che cambiano, bisogna soprattutto lavorare nel campo dell'adeguamento alle norme circa la sicurezza e la prevenzione incendi, e quindi anche la parte del quadriennio, che è stata ristrutturata 30 anni fa, adesso ha bisogno di nuovi interventi appunto in materia di sicurezza, e quindi l'impegno del seminario anche dal punto di vista economico, oltre a quello ordinario gestionale, ha bisogno ancora di tanta collaborazione da parte della diocesi, come non è mai mancata in questi quasi 80 anni di vita di questa sede. Vi assicuro che è veramente diventato ancora più bello il seminario di Venegono. Già lo era, ma adesso è veramente all'avanguardia nelle strutture e sempre magnifico nell'insieme. Martedì 13 maggio alle 16.30 presso Casa Betania delle Beatitudini in corso Isonzo 90, Seveso, provincia di Monza, Brianza, celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Scola. Casa Betania delle Beatitudini è la casa principale dell'opera Fratello Ettore, e qui è sepolto questo gigante della carità. Adesso per noi è tutto per questa seconda parte, ma torniamo insieme parlando di lavoro. A tra pochissimo. Da pochissimi giorni è trascorsa la giornata dedicata al lavoro, ma purtroppo i temi di cui ha trattato la veglia tradizionale della nostra diocesi, che si svolge il 30 di aprile, non perdono certamente la loro importanza e la loro attualità. Non lavorare stanca. E quindi andiamo in stazione centrale, un luogo simbolo dove si è svolta proprio la veglia presieduta dall'Arcivescovo. La stazione centrale di una grande città come Milano, che è luogo per eccellenza del movimento, dello spostarsi, del transito fisico e del cambiamento simbolico e morale. Luogo dove arrivano migliaia di pendolari ogni giorno, ma in questi anni meno per la crisi. Luogo dove i binari finiscono. E così si sente spesso chi ha perso il lavoro. La veglia presieduta dal Cardinale come tradizione alla vigilia della festa del lavoro è, tra preghiera, testimonianze di solidarietà, ascolto, ma anche animazione teatrale con attori dell'ATIR, approfondire il tema scelto. Non lavorare stanca, la Chiesa Ambrosiana accanto al lavoro precario. Nella precarietà la speranza. Questo è il valore del nostro gesto questa sera. La precarietà è ancora tanta. I problemi che hanno prodotto questa crisi sono complessi. Questa crisi è inserita nel travaglio del passaggio di millennio. Eppure, timidi germogli di ripresa ci sono, lo sottolinea l'Arcivescovo. Continuare questi frammenti di novità, questi germi di novità dentro la realtà affaticata ma sempre sostenuta dalla provvidenza di Dio, generatrice di speranza che rende la nostra vita ancora piena di avventura, piena di futuro. Cinque racconti di altrettante esperienze di aiuto sinergico, come l'Associazione Alveare di Milano Chiesa Rossa, di Un Ponte per Sesto, di Rete Manager, sì, anche loro possono essere disoccupati, di Mind, mettiamo insieme i nostri destini, Adesio, 150 persone raggiunte, e del Decanato di Cinisello, 28 famiglie sostenute. Sono quel segno di speranza concreto di cui parla il Cardinale. E non manca anche un momento, anche questo molto concreto, in cui la complessità del presente si fa reale. Lasciatela signora seduta, lasciate stare, tranquilli così, non c'è nessun problema. Allora. La mancanza di lavoro è come un masso che rotola a valle, che è causa di una frana che spesso trascina tutto con sé, famiglia, affetti, dignità stessa della persona, nota ancora l'Arcivescovo. E allora
Occorre difendere l'occupazione, rinsaldando le file della fraternità, con speranza tutta cristiana. E soprattutto ricordiamo i giovani e continuiamo, secondo l'idea del Fondo Famiglia Lavoro numero 2, continuiamo nei tentativi di solidarietà, di mutualità, di microcredito, di formazione e coinvolgiamo tutti i mondi della nostra società civile. Facciamolo con decisione e con coraggio, pieni di speranza. Grazie. E allora abbiamo voluto sentire brevemente, anche per renderne conto al meglio, perché sono belle esperienze, due dei rappresentanti che hanno portato le loro testimonianze alla veglia. Abbiamo raccontato l'esperienza di Rete Manager, che è un'opera che è nata 8 anni fa per aiutare gli over 40 senza lavoro, disoccupati, manager, professionisti, imprenditori che sono rimasti senza lavoro e che è una fascia molto poco tutelata, e cerchiamo di accompagnarli nel percorso di ricercare un nuovo lavoro, dando nuovi strumenti e cercando anche attraverso testimonianze, di aprire strade alternative rispetto a quelle del passato. E siete riusciti? Siamo una goccia nel mare del bisogno, perché il bisogno è vastissimo e aumenta di giorno in giorno, però devo dire che tante testimonianze dei nostri amici che sono stati aiutati dicono che l'accompagnamento che cerchiamo di dare è utile, perché in una situazione di frustrazione è necessario avere qualcuno a cui appoggiarsi e con cui ripartire, riprendere, rimettersi in discussione e riprovare ad aprirsi a nuove possibilità. Abbiamo dato vita a questo MIND, MIND che è l'acronimo di Mettiamo Insieme i Nostri Destini. E avete aiutato molte persone? Allora, abbiamo creato un percorso, abbiamo coinvolto circa 150 persone, queste 150 persone sono quelle iscritte al punto lavoro della pubblica amministrazione, quindi uno sportello della pubblica amministrazione. Abbiamo attivato 1 o 2 giorni e abbiamo attivato l'intelligenza collettiva ed è stata una cosa straordinaria. Abbiamo capito che le persone non sono in fondo dei disperati senza voglia di futuro, senza speranza. E la cosa sorprendente è che da queste 150 persone sono venute fuori immediatamente 54 idee. Poi man mano si sono assottigliate e siamo arrivati a circa 22 progetti che sono in fase di sviluppo, in fase di lavorazione. Attorno a questi progetti si sono coagulate poi le 150 persone e quindi sono gruppi anche più o meno numerosi. Pensiamo di arrivare a delle cooperative multiservizio, faccio un esempio, uno per tutti. TED, tutto fare economico a domicilio. Una volta si buttava tutto, adesso non si butta più niente, adesso si recupera, adesso si lavora per cercare di riaggiustare, di mettere a posto e si è alla ricerca anche di queste cose. Insomma, belle iniziative che danno speranza, così come dà speranza il viaggio del Papa in Israele e in Giordania, in Terra Santa, che si svolgerà dal 24 al 26 maggio. E per sottolinearlo, un appuntamento per noi importante, Francesco sulle orme di Paolo VI, la Terra Santa al centro dell'ecumenismo. Questo incontro si svolgerà presso la Sala Buzzati della Fondazione del Corriere della Sera in via Balzan a Milano e vedrà la presenza del vaticanista Luigi Accattoli, dell'editorialista sempre del Corriere Armando Torno, di Monsignor Gianfranco Bottoni, e è un'iniziativa che è promossa anche, mi piace dirlo, dall'UCSI, che è l'Unione Cattolica della Stampa Italiana. Tra l'altro verrà anche proiettato, restaurato, un DVD che è quello proprio del viaggio di Paolo VI quando fu alle sorgenti della Terra Santa, diciamo così. E ora invece abbiamo aperto, lo avete visto con la bellezza del canto, della musica per l'8 maggio, e chiudiamo sempre con l'arte, con la bellezza di un'opera d'arte tutta contemporanea. La discesa di Gesù agli inferi, un'opera contemporanea in un tempio eucaristico dove si fa adorazione, qual è il significato?
Beh, il significato è proprio quello di cercare un legame profondo e vero tra il linguaggio dell'arte e la preghiera. Sullo stimolo anche degli ultimi papi si è voluto in questo centro eucaristico nel quale si viene a pregare e a contemplare quotidianamente l'Eucaristia, proprio nel centro di una Milano, quella degli affari, dello shopping. Si è voluto proprio, accanto a questa dimensione contemplativa, far sì che proprio il linguaggio figurativo diventasse anch'esso preghiera, quindi invito ad entrare in questo incontro col mistero stesso del Cristo. Per cui qui si organizzano anche momenti di preghiera, proprio a partire da opere d'arte, sia figurative, sia letterarie, sia musicali. E poi soprattutto in certi tempi forti come l'Avvento e la Quaresima ospitiamo queste opere d'arte non con l'intento di una semplice esposizione dell'opera al pubblico, ma con l'invito proprio a riflettere, a pregare e contemplare l'opera d'arte come via e strumento per arrivare poi ad una preghiera di fronte alla stessa Eucaristia. Quindi questo stretto legame tra opera d'arte contemporanea e mistero eucaristico, proprio nel dialogo stesso della preghiera. Abbiamo ospitato per diverso tempo il velo sindonico di Paladino con la croce fiorita. L'anno scorso in Quaresima c'era la pittura digitale, una croce attraverso la quale si vedevano i cieli sempre in trasformazione di Davide Coltro, e quest'anno abbiamo ospitato per la Quaresima e per il tempo pasquale di Franco Bianchetti quest'opera intitolata Conclusa, polimaterica, vetro, pietra, piombo e metallo, che interpreta con vibrazione cromatica e con luminosità poetica, secondo me, questa verità del credo di Gesù che è disceso all'inferi e che noi recitiamo nel simbolo apostolico. È il Cristo che appare in forma diversa, come dice, in forma luminosa, in altra forma, come dice Matteo agli apostoli di Emmaus, no? Con i segni della passione in questo rosso proprio che punta verso il basso, e anche con questi due colpi di azzurro che richiama questa umanità, la croce che ha perso la sua forma di strumento di morte diventa linea di forza e che precipita giù proprio a rompere le pietre dell'Ade e dare il senso proprio della risurrezione. E gli stessi tubi che volevano significare un po' la gabbia dentro la quale il Cristo morto era stato chiuso come nel sepolcro, diventano linea di forza verso l'alto a richiamarci qual è la meta proprio del risorto e anche di noi risorti. Lei è l'autore di quest'opera molto bella, mi permetta di dirlo. Abbiamo sentito la spiegazione del significato. Questo muro bianco screziato, che cosa significa? Sì, è un modo per accentuare ancora di più l'elemento di vibrazione, no? Che c'è nel vetro anche. E anche qua ci sono queste linee verticali, no? Che devono un po' dare il senso di questo innalzamento, diciamo così. E la superficie così screziata, così scabra, no? È anche testimonia di una condizione che era difficile, che sta per essere, come dire, superata. Condizione umana? Sì, sì, umana, ma la condizione appunto sì, umana. E io vi ricordo che l'opera Concluso sarà visibile fino al giorno dell'Ascensione, 29 di maggio, presso il Centro Eucaristico San Raffaele, che si trova nella via omonima, è una piccola traversa di Piazza del Duomo. E noi proprio in Duomo rimaniamo perché il 13 e il 14 maggio, con inizio entrambe le sere alle 19.30, si svolgerà e verrà proposto un itinerario in due tempi attraverso la musica di Olivier Messiaen. Vi saranno anche degli approfondimenti, tra i quali quello dei relatori, Monsignor Pierangelo Sequeri, che è un musicologo molto fine ed è anche il preside della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, e sempre del musicologo e docente Raffaele Pozzi, e inoltre anche un'esecuzione naturalmente al pianoforte. L'insieme dell'incontro si intitola Il ritmo e l'eterno, sguardi sull'aldilà. Vin regard sur l'enfant Jésus. E ora per noi è tutto, ma io vi voglio ricordare l'indirizzo al quale potete sempre scrivere, oltre la chiesa @telenova.it, la chiesa @chiesadimilano.it che state vedendo in questo momento nella grafica. Ci lasciamo ancora una volta con lo spot dell'8 maggio. Io ringrazio tutti voi per essere stati
con noi questa sera e poi eventualmente per chi ci ascolta nelle repliche, coloro che ci seguono da Telepadre Pio e anche coloro che ci seguono su Monza Brianza TV. La prossima settimana uno speciale sull'8 maggio naturalmente. Arrivederci. Giovedì 8 maggio in Piazza del Duomo a Milano. Musica, teatro, letteratura, testimonianze, preghiera. Insieme per una grande serata di arte e fede. Venite a vedere questo spettacolo. Venite a vedere questo spettacolo. Venite a vedere questo spettacolo. Se arrivate presto, riuscite a mettervi qua. Se arrivate tardi, sti in fondo. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.